Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio sono in rapporti tesissimi, la cantante non ha preso bene la gravidanza della nuova compagna del suo ex. Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio ormai si sono lasciati da diverso tempo, i due cantanti hanno deciso di rimanere in ottimi rapporti per il bene del loro unico figlio, ma qualcosa ora sembra stridere con questa loro intenzione. Cosa è successo? Leggi anche, Anna Tatangelo e Rita Pavone, dopo lo scontro in TV, non abbiamo chiarito, ma cosa era successo? Anna Tatangelo furiosa con Gigi D'Alessio, c'entra la nuova fidanzata? Gigi D'Alessio diventerà padre per la quinta volta, oggi il cantante aspetta un figlio dalla sua nuova e giovanissima compagna. L'ex di Anna Tatangelo, infatti, è impegnato con Denise Esposito, di anni 26. Foto di chi secondo il giornale Chi di Alfonso Signorini, la cantante di Essere una donna non ha preso bene la notizia della gravidanza della nuova compagna di D'Alessio. Ma perché? Sono due i motivi che hanno fatto spazientire Anna Tatangelo, il primo è l'aver saputo del bimbo in arrivo dai giornali e non dal suo ex e il secondo è che non si aspettava che Gigi potesse rimetter su famiglia così presto dopo la fine della loro relazione. Dragospia, poi, alla vicenda ha aggiunto quanto segue, e ancora, sembra che Gigi D'Alessio tornerà a vivere a Napoli per stare più vicino a Denise, abbandonando così il quartiere Olgiata di Roma dove ha vissuto per anni anche mentre viveva con la Tatangelo. Dragospia aggiunge, il clima fra Anna e Gigi sembra essere ancora molto teso, sebbene oggi la cantante abbia voltato pagina e sia di nuovo serena accanto al suo nuovo amore, il cantante Livio Cori. Come finirà fra la Tatangelo e D'Alessio? Lo scopriremo prossimamente. Segui già su Instagram, clicca qui per rimediare. E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.